Buongiorno ragazzi, siete anche voi un collezionista o un giocatore dei più importanti giochi di carte collezionabili? Magic, Yu-Gi-Oh! O Pokémon? Non sapete dove trovare le vostre carte, dove trovare giocatori o dove trovare un luogo dove poter trovare carte e giocatori? Non sapete? Nessun problema, ci siamo noi! Allora, fumetteria di Trani, sono quello di prima, la fumetteria di Trani, abbiamo un maxi assortimento di carte, di Magic, di Yu-Gi-Oh! E Pokémon, singole e confezionati. In più abbiamo sedie e tavoli per poter far giocare tutti voi. Venite ogni giorno dalle 10 alle 13 alle 17 alle 21. Aspettiamo te. Te. Citazione. Buongiorno raga, benvenuti a tutti dal vostro amichevole nonno della rete in questo nuovo video. Siamo venerdì, ultimo giorno del marzo pazzo, non so se ve ne siete accorti, ma è così. Quindi oggi, o mai più forse, non è vero, per poter approfittare dell'occasione. Poi non dite che è finita già. Doveva essere una prova. È durato un mese ed è andato abbastanza bene. Poi aspettate altre offerte o altre promozioni. Quindi vi consiglio sempre di seguirci perché ci saranno un botto di novità da mo fino a settembre-ottobre. Quindi veramente il casino. Siamo qua per fare un piccolo sboosting con Pokémon. Tanto che faccio vedere che sono arrivate anche la Lega Pokémon, fra vero? Mm-hmm. Queste sono la seconda serie delle buste promo. E in più proprio la Pokémon The Pokémon Company. Company, che cosa ha fatto? Ci ha comunicato. Che cosa ha fatto? Ci ha comunicato che dall'aprile. Sì, che era con il passato. Da aprile ci ritorneranno. Cioè torneranno a tutti i negozi anche. Le coppe di Lega, i campionati di Lega, dove si potranno guadagnare punti per arrivare ai mondiali europei. Bellissimo. Tornei grossi. Perciò si ritorna al 2018 fratto 19. Per poi hanno fatto anche una bella iniziativa che prima era solo europea e adesso è anche italiana, quella di poter stare al passo con il ruling di Pokémon. Sì. Però questa è una cosa che è più dedicata ai judge o agli organizzatori, però questa è giusto per avvisare che è più facile trovare ruling e cose. Questa è la bustina di Fabio. Eh sì, perché c'ha la carta buona dentro. Perché? Dici? Mm-hmm. Malamal. Due carte buone, no? Acqua. Oh, Inteleon V-Max di Lega con l'energia acqua, ovviamente. E poi la bustina di Fra con Charizard. Vuoto. Energia colpo singolo. Corno. Zorark. Ah, ma c'è sempre più o meno. Manfi. Ah, vuoi mettere? Mm-hmm. E poi, prima di partire con l'altro, vi sbusto anche questa. Sono arrivate ieri. Sono disponibili altri due pacchetti. Thank you. Questa è la secret. Ma diverso. Sì, è diverso. Giovani soldi. Era finito l'inchiostro bianco. Questo è un bellissimo pacchetto Secret Lair Drop Series dove escono 4 Planeswalker Borderless e in più una carta Borderless casual, randomica. No, se vuoi pure intendere, non fa tanto. No, non che cazzo. Bellissimo. Ugin, Sarkan, Sorin, Nicola. È una strana sensazione. È la tua. Ah no. Ah, la mia, la bellissimo! Sì. Il tossico sarà rosso e sarà pure verde. Sì. E dovrebbe essere pure multicolore. Questo è raro, però a me quell'altro era comune. Il tossico! O il tossino, no, questo è il tossino. Sì, il multicolore doveva essere quello più grosso. Quello più grosso.
Poi, facendo questo, andiamo a concludere con Pokémon. Bellissimo, questo è violetto. Elite Trainer Scarlatto. E questo è Scarletto. Fighissimi. E ovviamente c'è il box, 6 euro a bustina, original card, very belle. E poi fatti mandare le confezioni del latte che abbiamo già visto ieri. Sì, però questa è però sì, in quantità proprio, quantità famiglia di Pilato, distribuzione bibite. Che poi sono aperti. Ma poi si sono rubate le cose. Perché sono tutti aperti? E mi sono rubati le cose. No, era sigillato. Sì, sì. Non è nemmeno sigillato la carta poker. Comunque. Però vabbè. Scam in diretta. Sgamati. Tanto. Ciao a tutti gli amici di MS. Vi vogliamo bene, no? Comunque scherziamo. È bello, seguite il canale perché usciranno tanti video su Boosting Pokémon e tanto altro. Grazie mille a tutti, siamo arrivati a 6 minuti, no? Perciò bello, aiuto.